Dopo un barocco che si è quindi ci possiamo dire tutti i tipi volevo. Mi sento sicuro. Grazie.
Spirito Santo. La pace sia con voi. E con gioia che questa sera salutiamo il nostro Vescovo, Francesco Oliva, che è con noi a condividere questo momento di gioia e di festa. Vi facciamo ancora tanti auguri a lui per il 10° anniversario di ordinazione episcopale. Facciamo un applauso. È da 10 anni che è con noi. E anche se apparentemente non lo vediamo, lui c'è. È sempre presente, anche è stato presente in mezzo a noi per la visita pastorale proprio quest'anno. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi dove abbiamo potuto anche apprezzare il suo stile e soprattutto le sue indicazioni pastorali. Adesso invito tutti, veramente tutti, a fare della piazza una chiesa, come in genere succede miracolosamente ogni anno. Siamo in chiesa. È chiaro che dobbiamo avere rispetto reciproco e pregare. Grazie di questa vostra attenzione e invito anche chi non frequenta stabilmente la vita della Chiesa di fermarsi e di gustare questa celebrazione eucaristica. Visto che parla di anniversario, per gli auguri agli anni, agli altri, adesso facciamo gli auguri a Donenzo che fa il compleanno proprio oggi. Come la Madonna! Come la Madonna! Oggi il compleanno della Madonna, pure la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Noi la celebriamo nel giorno del Signore, nel giorno della domenica. Qual è il giorno migliore per celebrare la Madonna? In questo contesto particolare, originale, in una piazza, nel luogo della vita, nel luogo dell'incontro, nel luogo dove si discute, nel luogo dove spesse volte nascono anche difficoltà, conflitti particolari. Vogliamo trasformare, come diceva Lorenzo, questo luogo in un luogo di preghiera, in un santuario all'aperto. D'altra parte la coreografia, la bellezza di questo luogo ci consente di poter elevare al Signore la nostra preghiera in questa occasione. Voglio salutare tutti i bivongesi, quelli che vivono qui a Bivongi, salutare anche il sindaco, l'eletto sindaco, qui salutare i bivongesi che sono venuti da fuori, quanti celebrano anche questo giorno restando nei luoghi dove sono. Vogliamo vivere in comunione questo momento. Offrendo al Signore anche le nostre difficoltà, le nostre sconfitte, i nostri fallimenti, i nostri peccati. Invochiamo la misericordia e il perdono del Signore.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, dona coraggio agli smarriti di cuore, perché conoscano il tuo amore e cantino con noi le meraviglie che tu hai operato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo adesso la parola di Dio. Dal
Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, riderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo rialzo, sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Grazie a Dio. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente, gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazione e non siete giudici dei giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno,
promesso a quelli che lo amano, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apri. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ascolta la parola del Signore che ci è stata proclamata. Io colgo questa occasione per ringraziare veramente per questo invito che voglio rivolgere di essere con voi questa sera a condividere la gioia della vostra festa, la gioia di mamma nostra. Lei è pure mamma mia a questo punto, se è mamma nostra, quindi è mamma di tutti. E colgo questa occasione per salutare tutta questa comunità parrocchiale, una comunità che è più ricca in questo tempo di
estivo, è più ricco in questa occasione anche di festa, perché ci sono tanti bibongesi che sono qui rientrati, che vogliono, ecco, esprimere la propria vicinanza a questa comunità che ha dato loro origine. Saluto tutta la comunità, la comunità parrocchiale, consigli pastorali, saluto il comitato festa, le associazioni, i portatori. Voglio salutare tutta quella parte della comunità attiva, di quella comunità che dona parte del suo tempo a servizio degli altri. Quindi saluto innanzitutto Don Nelson, saluto Gesualdo, Don Franco, che sono qui presenti a servizio della comunità, così come devo salutare anche le autorità civili, le autorità militari che sono qui presenti, sono del sindaco, che credo che sia la prima volta che la sindaco vive questa celebrazione, questa festa patronale, quindi l'auguri anche per la sua amministrazione, perché ecco, siamo tanti, ciascuno ha il suo conto, ciascuno ha la sua responsabilità. Abbiamo ascoltato la parola del Signore, direi interessante. La festa della mamma in genere ci raccoglie tutto, tutti. Quando c'è la festa della mamma, tutti si va a casa, e la mamma fa festa. E quando si è tutti insieme, delle volte la mamma ci richiama e ci ricorda anche qualche cosa. Qualche volta c'è anche qualche tiratina di orecchi. Voglio dire che questa parola del Signore che abbiamo ascoltato, in un certo senso, ci richiama qualcosa di importante. Ma andiamo in ordine al profeta Isaia, che iniziava il brano che abbiamo ascoltato: dite agli smarriti di cuore. A che si riferisce? Chi sono gli smarriti di cuore? Non c'è io smarrito di cuore, alla mia età. Beh, guardate, qui c'è da riflettere molto. Smarrito di cuore è uno che non sa se amare. Il cuore, diciamo, è inteso non tanto come un muscolo cardiaco, ma come il luogo decisionale, dove partono le decisioni della persona, dove si decide ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Quindi non è tanto il muscolo cardiaco, ma quanto questo luogo da dove partono le nostre azioni. Gesù dice che dall'interno, dal cuore, che nascono i sentimenti buoni, i sentimenti cattivi, dal cuore che nascono le buone intenzioni, che nascono anche le cattiverie. Quindi il cuore è il punto centrale della vita di una persona. Allora, ecco, ci chiediamo chi è smarrito di cuore. Smarrito di cuore è uno che non sa se amare, prima cosa, è confuso dentro di sé, è disorientato, non sa come muoversi, se amare o non amare in questa circostanza. Il marito di cuore è uno che non sa chi amare. Spesso c'è un cuore disordinato, che non questo o quell'altro, non sa decidere chi amare veramente. E non si può amare così, senza fare delle scelte precise. E allora ecco smarrito. Smarrito di cuore è uno che non sa come amare. Come amare? Ci sono modi di amare. Però direi questa parola, dita agli smarriti di cuore, è una parola che si detta a tutti, anzi detta anche a noi. Non sarebbe stata scritta nelle scritture questa parola, sarebbe una parola interessante, una parola che interessa a tutti. Interessa anche noi possiamo essere da coloro che sono smarriti di cuore, cioè coloro che sono confusi dentro. Non sanno cosa fare, non sanno se questo è bene o se questo è male. Ma qual è questa parola che viene detta agli smarriti di cuore? Attenzione, non è una parola di condanna. Noi siamo tutti subito a condannare se una persona vive disordinata la sua vita, subito la mettiamo all'inferno, subito la critichiamo, la contestiamo, e quante volte cade dei disordini dal punto di vista affettivo, allora giudichiamo le persone per quanto riguarda questo aspetto. Ebbene, questa parola dice così agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, coraggio, non abbiate paura, c'è possibilità di riprendersi, c'è possibilità di correggersi. Ecco, il vostro Dio
dunque ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. E così siete abbandonati, anche lo smarrito di cuore non è abbandonato a se stesso. Ed è importante sapere questo, quando ci accorgiamo di non essere dalla parte giusta. Dio non è lontano da noi, Dio ci è vicino allora più che mai. Dio ci accompagna comunque, Dio cerca di donarci il suo spirito per illuminare la nostra mente e per dare forza al nostro cuore. E Gesù nella sinagoga, uscito dalla regione chiesa di Sidone, vedendo nel verso il mare di Galilea, del Decapolo, è un territorio straniero Gesù, è tra gente pagana, tra gente straniera, e vive una situazione particolare perché gli portano un sordomuto, una persona gravemente disabile, gli portano e lo pregano. Sembra che si faccia una preghiera, diciamo, di intercessione, si intercede a favore di questa persona sordomuta. Chi è che intercede a favore della persona sordomuta non lo sappiamo, può essere un parente, può essere un amico, può essere un conoscente, però la cosa che portano Gesù e gli dicono a Gesù, vedi, di imporre a lui le mani sul capo, perché imponendogli le mani sul capo tu possa guarire. Ecco, c'è un ammalato che viene portato a Gesù per essere guarito. Gesù non fa l'occhio nel canto. Gesù prende a cuore questa situazione e interviene in che modo? Molto distante, lontano dalla folla, gli mette le dita negli orecchi con la saliva e gli tocca con la lingua, e guardando al cielo, pregando, gli mette il suo spirito e dice Effata. Effata è una espressione aramaica, la lingua originaria di Gesù, questo dialetto aramaico, branco, che è la lingua di Gesù. È una delle poche parole conservate nel Vangelo, che è una parola propria di Gesù. Gesù ha pronunciato questa parola, Effata, apriti, cioè si libero da ciò che ti opprime, si libero da questo stato di condizionamento in cui tu ti trovi, perché possa riprendere la tua relazione con gli altri. Perché è una parola, una persona affetta dal suo autismo, è una persona che è incapace di comunicare, non può comunicare, quindi è veramente disabile. Per cui Gesù vuole aiutare questa persona dicendogli proprio questo, apri il tuo cuore, apri la tua mente. È chiaro che qui si fa allusione non tanto al suo autismo, una malattia fisica, ma al suo autismo spirituale, apriti. Infatti, se ricordate, nella celebrazione del battesimo, il rito del battesimo conclude sempre in questo modo. Gesù e il sacerdote, dopo il battesimo, tocca le orecchie del bambino, poi gli tocca le labbra e gli augura che possa presto ascoltare la parola di Dio, possa presto pronunciare il nome di Dio e l'augurio più bello, perché il sottomutismo spirituale è una malattia molto seria, molto grave, che tocca proprio noi cristiani. Se riflettiamo, in che cosa consiste questo sottomutismo per un cristiano? È la sobrietà spirituale di chi non ascolta la parola di Dio. Anzitutto. Poi c'è anche la sobrietà di chi non ascolta il grido del povero. È sempre sordità, ma è grave questa malattia per i cristiani. È grave il fatto che il cristiano non ascolti la parola di Dio. E sarebbe ancora più grave che il cristiano, le volte di Mamma Nostra, le volte della Madonna, non ascolta la parola di Dio. E mi spiego. La parola di Dio che non viene ascoltata è una parola che passa sulla testa delle persone. Allora ecco, aprire la mente e il cuore all'accoglienza della parola di Dio, questo è fondamentale per il cristiano. Quante volte durante la liturgia viene proclamata la parola di Dio e si chiede a una persona che esce dalla chiesa, scusa, tu hai partecipato alla messa, hai ascoltato la parola di Dio, ti ricordi di cosa parlava il Vangelo?
veramente mi ricordo quando la parola, Azzurro mi disse, non ho sentito niente. Perché? Perché non funzionavano i microfoni. Non lo potevi dire prima. Avevo questo che l'assemblea molto ascolta e attenta. Non c'è sempre questo ascolto. Attento alla parola, questo è importante, perché non è la parola così del mondo, è la parola di Dio, diciamo la parola di Dio, quindi l'ascolto diventa fondamentale. E se le nostre orecchie sono chiuse all'ascolto, stiamo attenti, perché questa che la viviamo non è efficace, come invece sarebbe l'ascolto. Che c'entra con la parola questa? C'entra con, c'entra con. E se vogliamo, la Madonna è la donna dell'ascolto. Sin dall'inizio, quando l'angelo comunica a Maria quella che è la volontà del Signore, Maria dice sì, avvenga per me quello che tu hai detto. Ma il sì di Maria viene pronunciato dopo che ha ascoltato, non prima, dopo che ha ascoltato, ha capito che quella è la volontà di Dio e ha aderito in profondità alla parola di Dio. Maria è la donna dell'ascolto. Una degli elogi più belli che il figlio Gesù fa alla mamma riguarda proprio l'ascolto. Se ricordate, mentre Gesù stava predicando, c'era tanta folla che lo seguiva, a un certo punto alcuni vanno da lui e gli dicono: maestro, maestro, c'è tua mamma, ci sono i tuoi parenti che ti cercano. Gesù gli viene: chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? E poi fa un gesto bellissimo, tanto così la folla, e quindi Maria, ecco, chi fa la volontà del Padre mio, questi, mia madre, questi sono i miei parenti. C'è questa parentela spirituale che si realizza proprio attraverso l'ascolto della parola. Ed è l'elogio più bello che Gesù potesse fare nei confronti di Maria, come donna dell'ascolto della parola di Dio. Il credente è uno che cerca di ascoltare, ascolta la parola di Dio per viverla nella sua vita. E questa è la sordità spirituale. Poi c'è il mutismo, c'è anche un mutismo spirituale. Il mutismo spirituale che tocca colui che sta zitto, non reagisce, non è capace di trasmettere quella parola di Dio che ha ascoltato nella sua vita. Non è capace di trasmettere la bella esperienza di vita cristiana che sta facendo, cioè difetta di comunicazione. Il cristiano non può tenere di sé l'ampiezza di quello che riceve da Dio. Maria, quando scopre nella sua vita quello che si sta realizzando per opera di Dio, esplode con un bellissimo canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Maria che comunica con il canto, con la preghiera, quello che ha ascoltato nel suo cuore. Quindi è una donna che parla, è una donna che comunica, è una donna che annuncia. Ecco, ecco, tutto questo ci porta a dire che, ecco, la parola di Dio è ricca di indicazioni per noi. La parola di Dio ci aiuta a riprendere il cammino e cambiare anche tante brutte abitudini, tante situazioni della nostra vita. Dato la conclusione, voglio chiedere a Maria, mamma nostra, a questo punto ritengo anche protettrice mia, mamma mia anche, non so come dire, non è soprannome, mamma nostra, come dire, mamma nostra, pure di tutti. Ecco, non consideriamola come qualcosa che è nostra in maniera esclusiva. È mamma di tutti. Questa mamma nostra possa aiutarsi allora ad essere sempre capace di accogliere la volontà di Dio, di ascoltare la parola di Dio, capace di trasmettere questa parola di Dio. Se la Madonna ci rende anche capaci sia di ascolto, ma anche capaci di proclamare l'annuncio del Vangelo, annunciare Gesù al mondo. La mamma trasmette la sua fede ai suoi figli, noi cristiani. Io ho perso questo, come dire, questo zero apostolico e missionario di trasmettere agli altri quello che abbiamo ricevuto, la parola di Dio. Siamo chiamati ad essere testimoni della parola del Signore, missionari
quello che abbiamo ricevuto dobbiamo comunicarne anche agli altri, e che il Signore ci liberi da quel sottomutismo spirituale che ci impedisce di essere autenticamente cristiani. Allora che Mamma Nostra ci accompagni nel cammino della nostra vita, che Mamma Nostra benedica tutti voi e le vostre famiglie, tutti i vostri cari, accompagni in questo cammino di vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre nei tutti i secoli. Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di tutte le cose sono state create. La nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera del tuo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto la nostra cedata, morì e risorse, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Lo Spirito Santo che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, come il Padre e il Figlio è l'altro glorificato, e abbiamo parlato dei profeti, per la Chiesa una santa cattolica apostolica, che penso un solo battesimo e il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Seduti, offriamo al Signore preghiere che abbiamo nel cuore. Thank you.
pregate per me e sarete perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, ricevi dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del Signore, e bene nostro per tutta la tua santa Chiesa. O Dio, insorgente della vera pietà e della pace, tanto appena la celebrazione di questi santi misteri, la giusta adorazione della tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, con il vostro spirito, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energia nuova alla tua Chiesa, lungo il suo cammino che la difende, la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno. Ad essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarsi per la tua. Nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui cielo e terra inneggiano al tuo nome. Noi tutti agli angeli e santi saltiamo senza fine l'inno della tua gloria. Diede ai suoi discepoli di Cristo, prendete e bevetene tutti, questo è il calice della sangue, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.
luce della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a cogliere i servizi che portiamo. Ti chiediamo un momento della comunione al corpo del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci chiarisca il suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo in maniera particolare oggi Alfredo, Don Alfredo. Ricordiamo anche gli altri sacerdoti, anche Rubino, Don Domenico, e tutte le suore e i laici che hanno lavorato nella nostra comunità. Nella tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, a mettere alla luce del tuo amore. Noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio e Mamma nostra, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Perché solo Cristo è il mio tesoro. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio. Mi ha fatto così le cose. I peccati del mondo e anche gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sono salvato.
salutare, perché domani, come sapete, torna il suo consueto lavoro. Da parte mia lo ringrazio di cuore, perché è stata una provvidenza grande per me, che sono alla quarta festa, quindi lo ringrazio di cuore per la sua vicinanza. Beh, eccellenza, lei è stato magistrale nella sua omelia, perché ha detto quello che volevamo seguire. Io penso che, come il più anziano dei preti di quanti anni di sacerdozio c'ha lei, lei pensi che quando sono stato ordinato in questa chiesa, l'arcivescovo è venuto qui apposta, mi ha ordinato, c'erano i tre paesi presenti qui, e il prossimo aprile saranno 70 gli anni, sono tanti, veramente. Miei cari pugliesi, siamo qui semplicemente perché ripetiamo sempre un nome, e questo nome è Mamma Nostra. Ha detto bene l'eccellentissimo vescovo, che è mamma di tutti, però nella nostra novena noi abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo detto mamma di tutti, ma soprattutto mamma di noi pugliesi, perché altrove, dove ho predicato in giro per il mondo, ho detto sempre che la madre di Dio è madre di Dio, però una mamma, cioè le mie labbra si sono baciate due volte quando ho detto mamma, mamma nostra. Io sono stato da giovane, come voi sapete, alcuni di voi, assistente di uno dei più grandi comunicatori della storia della Chiesa, Fulton Sheen, il vescovo della televisione americana, e un giorno mi ricordo che c'era una giovane che si voleva preparare per il battesimo, e lui disse adesso mi devi aspettare un pochino. Finalmente poi ha iniziato le sue lezioni e a un certo punto lei ha detto, ma io non riesco a capire perché ogni volta che noi diciamo Ave Maria dobbiamo sempre ripetere Ave Maria. Il vescovo l'ha guardata e ha detto, senti, ma c'era qualcuno che aspettava con te. Sì, quello è il mio fidanzato, lei ci deve benedire, benedire le nostre nozze. E ha detto, senti, va a vedere. Io immagino che ieri sera ti ha detto ai lati, ti voglio bene, te lo dice continuamente, e allora naturalmente vuol dire che non gli devi credere, perché si ripete continuamente. Adesso voglio dire, vedi, quando noi diciamo Ave Maria e lo ripetiamo tante volte perché vogliamo bene, abbiamo questo grande amore, noi lo ripetiamo e lo ripeteremo sempre alla mamma nostra, la chiameremo mamma nostra. Mio caro Pinongese, tu sei venuto un po' da tutte le parti del mondo, ti ho trovato dovunque, ti ho trovato in Australia, ti ho trovato in Argentina, ti ho trovato nel nord dell'Europa, dovunque. Tu, Pinongese, hai avuto le rivelazioni, le apparizioni, i miracoli, li hai sperimentati tu stesso, rivelazione, apparizione al padre Petani, miracoli fino all'ultimo, quello dell'alluvione del 50, e quelli ancora che solo tu e io conosciamo. 16 anni fa, proprio in questi giorni, mi hanno dato 3 mesi di vita i medici, ma non sapevano che dovevo essere qui stasera a parlare della mamma nostra. È stato un miracolo, è
vorrei che questo fosse conosciuto dal mondo. E poi la voglia di toccare questa statua, la voglia di toccare la Madonna, come il Signore che toccò il sordo muto di oggi, toccare chi ha bisogno, toccare come segno d'affetto, come Maria, mamma nostra, tuo piemontese sei stato toccato da Maria, mamma nostra, quante volte le hai sempre proprio sentita vicino in momenti difficili della tua esistenza, non puoi occuparci di quale mani umane. Quel tocco che hai ricevuto deve essere uno sprone, non cercare di trovare scuse meschine per non agire. Travalica questa cerchia di morti, allarga il tuo orizzonte, allarga le tue braccia per abbracciare il mondo. Tu lo puoi fare, lo devi fare, tu non pensi che mi ascolti, perché hai il potere che ti viene dall'Onnipotente per grazia. Maria Santissima, mamma nostra, amico che mi ascolti, mio compaesano, ad ovunque tu venga, dal nord, dal centro dell'Italia, dai paesi dell'Europa comunitaria, dall'Argentina, dagli Stati Uniti e non più dalle lontane terre australi. Lasciati toccare ancora una volta la mamma nostra oggi. Mamma nostra, tu sei sempre pronta a venire il dolore di chi ti importa e la fiducia in te. Non ci abbandonare, soprattutto oggi. Soprattutto quando eventi di guerra a livello mondiale si abbracciano minacciosi al loro gioco, benedici i nostri figli. Mamma, date del tutto per dire loro che volete bene, che volete bene a loro in un modo tutto particolare. Benedici, mamma nostra, i nostri giorni, a loro comprendere che è inutile di seguire il timore e tutto. Anche se sarà a te, mamma nostra, che daremo l'ultimo bacio della nostra vita che si spegne, facci sempre ricordare quello che Madre Teresa mi diceva molto spesso: il passato è passato e forse non siamo stati tanto fedeli a te. Il futuro è nelle mani di Dio, ma quello che conta è il presente. Comincia stasera. Vorrei essere, e lo dico con tutto il cuore, vorrei essere uno di quegli angioletti lì, stare sempre accanto alla mia mamma nostra, stare sempre dove io mi trovo, in giro per il mondo, facendo il mio dovere di sacerdote. Ricomincio oggi e vorrei che tutti vorreste ricominciassi oggi. Mio caro amico, guarda, immergiti negli occhi splendenti e dolci della mamma nostra e sì, tu puoi, tu devi, lo devi fare, perché sono sicuro che tu lo farai, nel nome di tuo, cara, dolcissima, la nostra Maria. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Salutiamo il Vescovo, noi procediamo subito con la processione. Grazie al Service per questo servizio che ci ha reso e ci prepariamo a seguire le varie normative, quindi partirà la croce e la processione.
e subito dopo faremo la bianculata al ritorno. Ci prepariamo subito la parte già pronta, la qualità del buon verso, il fresco eccetera. E la banda. Prima non tagliamo,